Certo che a leggere i giornali, Riccardo, un po' di, no? Leggere i giornali, le cose, vedere, insomma, un po' di apprensione In questo l'avverto, momento l'avverto. sarebbe bene anche averla un po' di apprensione. Buon pomeriggio, come ogni sabato, questo è il dopo TG dedicato al Covid, collegato con noi anche il professor Giacinto Baggetta. Grazie, professore, come sta? Bene, buongiorno. Voi come state? Noi abbiamo un po' di, come si dice, apprensione. Lei ce l'ha un po' d'apprensione o no? Ah, è giusto che ci sia, perché si sapeva che la pandemia non sarebbe finita, quindi il virus ha continuato a circolare, quindi adesso che siamo in una fase di ripresa delle attività, vedi le scuole, insomma, c'è l'attenzione. È d'accordo, condivide la scelta fatta dal Presidente della Regione che praticamente ha detto mascherine obbligatorie all'aperto e misurazione della febbre all'ingresso degli uffici pubblici. La Ma condivide? in effetti questo è un comportamento che buona parte della popolazione mantiene, quindi averlo ribadito è una cosa utile per ovviamente intercettare anche quella parte che evidentemente si è rilassata un po' vista l'estate, insomma. Quindi la mascherina è una cosa utilissima, va assolutamente utilizzata sempre. E così come pure la temperatura, io recentemente sono stato in dei negozi dove me l'hanno misurata. Quindi cioè, sono dei comportamenti che ormai sono entrati nella quotidianità, quindi non c'è grande difficoltà a fare queste cose. Riccardo, la Francia, la Spagna e l'Inghilterra soffrono maledettamente, forse perché non hanno fatto bene i compiti a casa. Quando noi stavamo tutti rintanati nelle nostre piccole casette, ci ridevano dietro, ci ridevano gli svedesi, ci ridevano i francesi, gli inglesi, gli spagnoli. Ma gli italiani, che fanno questi italiani? Hanno questa paura immotivata. Adesso ho letto per esempio stamattina che in una giornata 16.000 contagi ci sono stati. In una giornata 16.000. Sì, stiamo tornando a dei valori come numeri di contagi che addirittura hanno superato quelli di marzo-aprile. Per fortuna è cambiato appunto il metodo di tracciamento e quindi in realtà ora vengono intercettati molti contagi dei cosiddetti asintomatici. Su questo poi magari potremmo dare una piccola definizione anche di asintomatico. E quindi i numeri che in realtà impattano sulla sanità, cioè i ricoveri, sono più bassi comunque di quelli di marzo. Perché mi pare sia l'età media sia intorno ai 40 anni. Se Sì, manteniamo l'età. questa età media intorno ai 40 anni, forse possiamo superare questa fase di difficoltà. L'età media si è abbassata, però ora tende ad alzarsi di nuovo, perché ovviamente il Fammi virus. vedere allora subito qualche slide che hai preparato, perché sicuramente hai. Ma guarda, abbiamo preparato un confronto proprio Italia-Francia, se vuoi possiamo saltare subito a quelle No, tu, no, slide. no, 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 tu, procediamo con ordine, procediamo Ok, con ordine. allora il primo, all'inizio abbiamo il quadro calabrese, che così ci dice qual è la situazione. Ecco, l'ho normalizzato al 1° luglio, dove i casi in Calabria erano veramente pochi, eravamo alla fine della fase stazionaria, che era cominciata a maggio, e da luglio i casi hanno cominciato di nuovo ad aumentare. Nel 1° luglio il totale dei casi che avevamo raggiunto in Calabria era 1.181, ora siamo a 1.906, cioè ce ne sono 725 in più. Se consideriamo che fino a quel momento appunto il massimo era di 1.181, 725 casi sono una frazione molto significativa rispetto anche a quello che era successo qui a marzo-aprile in questo momento. La tendenza è alla crescita, questa crescita però è più lenta di quella che abbiamo osservato a marzo-aprile e non ha un carattere esponenziale ancora. Di fatto però questi numeri, con la loro, diciamo, inesorabilità in qualche modo, continuano a crescere. Questo ha un impatto, se passiamo alla slide successiva, sui ricoveri,
Vediamo che i positivi al Covid in Calabria al 25 settembre sono 508, quindi un numero rispetto alla popolazione non più trascurabile. Abbiamo 32 ricoverati con sintomi, 3 ricoverati in terapia intensiva, ma credo che uno sia deceduto stanotte. Uno è deceduto proprio stanotte, sì. Esatto, è il paziente zero di Bombicino. Quindi dopo un mese abbiamo un nuovo decesso in Calabria da Covid e abbiamo 473 persone in isolamento domiciliare. Tutte le curve sono in salita in questo momento e se andiamo a vedere la slide ancora successiva, così completiamo il quadro, qui c'è una esposizione dei ricoveri da Covid-19 in Calabria. Vedete che i numeri che avevamo raggiunto a marzo-aprile erano un po' inferiori a 200, i ricoveri complessivi che avevamo, con qualche decina di ricoveri gravi, cioè in terapia intensiva. In questo momento abbiamo pochi ricoverati in terapia intensiva, qualche unità, ma abbiamo già 32 ricoverati con sintomi, il che vuol dire che comincia a essere significativa la numerosità rispetto a una regione come la Calabria. Mi stai mettendo dell'ansia, Riccardo, no, mi stai mettendo dell'ansia, dell'ansia. Ora, eh? Vedrai che... No, quello che so che poi c'è ancora di più, quindi sentiamo invece il professor Baggetta su questi numeri. Ma i numeri dicono quello che ha detto il professor Barberi, cioè in altri termini che la curva sta riprendendo a salire, però io direi che insomma adesso la situazione si affronta con una consapevolezza diversa, quindi intanto i numeri ancora sono piccoli, specialmente per le terapie intensive, ma anche il comportamento immediato, reattivo dei sistemi di controllo sul territorio ovviamente dà maggiore sicurezza. Quindi cioè, io penso che la situazione potrebbe peggiorare ovviamente con cambio della stagione, con l'abbassamento. Professore, anche tu, professore, anche lei in questa si iscrive a questa scuola di pensiero di Riccardo Barberi? Ma che io sappia, Riccardo non è un medico, non è un biologo, parla di numeri, quindi dice le cose come stanno. Per cui cioè, è inconfutabile quello che lui dice perché si basa sui dati, sui flussi che arrivano dalla regione, dai centri di controllo, eccetera. Quindi no, non mi pare che si stia parlando di scuole di pensiero, ma di fatti. Quindi i fatti erano risaputi ancora prima che accadessero, cioè nel senso che aspettavamo una ripresa dei focolai con la riapertura delle attività, quindi per ovviamente l'allentamento delle briglie estive. Quindi quello che è successo fino ad ora è successo nelle famiglie, adesso ci sono le scuole e così di seguito le attività andranno sempre più incrementandosi. Però quello che cambia è la reattività dei sistemi di sorveglianza. Io mi auguro, non lo so perché non ho informazioni, che nelle residenze sanitarie assistite siano stati fatti i dovuti controlli e quindi le dovute informazioni a chi dovevano arrivare sono arrivate, quindi ci sarà una maggiore serietà e rigore sui processi, sul controllo dei processi e quindi tutto questo sicuramente darà ragione a chi pensa che avere un controllo a monte della situazione favorisce una ripresa sicuramente, però non i grandi numeri con la grande difficoltà che abbiamo avuto a marzo e aprile. Questa è la situazione, non dimenticando poi che dal punto di vista medico oggi i operatori sanitari sono attrezzati con tutta una serie di informazioni e quindi di dispositivi come per esempio i farmaci che danno maggiore tranquillità. Professore, sì. Non le do più del lei perché ci conosciamo da tanto tempo, siamo sempre dati del tu. Ma tu hai visto, c'è questo piano Covid in Calabria, è predisposto, siamo organizzati, siamo pronti eventualmente per l'evenienza o no? Io vedo che c'è una reattività immediata del sistema, quindi quando c'è da intervenire la regione interviene, i sistemi sanitari periferici intervengono, quindi gli operatori sono ormai consapevoli di quello che bisogna fare, si fa.
Quindi da questo punto di vista non avrei assolutamente problemi. Ovviamente la sanità calabrese è il grande problema al centro della discussione. E quindi questo perché? Perché purtroppo noi non ci ammaliamo solo di Covid. E quindi potrebbe essere utile valutare la situazione complessivamente della sanità calabrese laddove si può fare questo, e cioè direi al governo, non solo regionale ma anche nazionale, per stabilire che cosa fare di questo commissariamento. Bene, bene. Perché. Questo, torniamo sempre a bomba. Il problema è proprio qui. Il problema è capire che cosa offre il sistema sanitario calabrese ai cittadini. Abbiamo tanti problemi, ce li portiamo dietro da anni, mai risolti. Anzi, col passare del tempo la situazione è andata sempre più peggiorando. Blocco del turnover, che più ne ha più ne metta, i calabresi sono costretti ad emigrare per curarsi, spendiamo soldi, c'è tutta una montagna di situazioni che mai nessun governo nazionale ha voluto affrontare seriamente. Ha detto, vabbè, mandate il commissario, mettete il commissario lì, il commissario fa quattro conti, 2 euro mi costa tizio, 1,50 euro l'altro, ma non ce li ho, allora cancello tutto. I posti letto, il personale, insomma, non se ne esce. Ora però c'è un problema più serio da affrontare ed è quello dell'emergenza pandemia. E qui non c'è commissario che tenga, qui il governo della regione deve in qualche modo garantire i cittadini. Io cittadino, me ne frego se c'è il commissario che mi dice no. Io dico scusate, io pago le tasse, tra l'altro salate rispetto agli altri cittadini di altre regioni del paese, per mantenere in vita il sistema sanitario, per la linfa vitale, il polmone vitale, proprio dei soldini che noi mettiamo dentro, immettiamo in questo sistema e voglio garanzie, voglio garanzie. Non sto lì a vedere se il commissario dice no, Attimo, se quello. io se posso vorrei aggiungere questo, cioè più ci allontaniamo dall'inizio, da quando è partito il commissariamento, più ci accorgiamo che il sistema sanitario praticamente aumenta la sua sofferenza. E questo da che cosa nasce? Nasce dal fatto che non c'è una strategia univoca Non c'è, per la sanità. non E c'è. quindi secondo me il governo regionale si deve rivolgere con tutte le sue forze al governo nazionale, ma si deve rivolgere anche ai calabresi, perché io penso che molto possono fare i cittadini che devono rivendicare il bisogno di una sanità organizzata e responsabile. Perché altrimenti noi continueremo ad assistere a fenomeni di apparente mala sanità che altro non è il difetto organizzativo. Sono d'accordo con te, Quindi, sono d'accordo con allora. te, ma il governo nazionale, scusami, professore, ma il governo nazionale, ma ogni qualvolta una nostra delegazione, l'ultima, quella dei sindacati, CGIL, CISL e UIL, incontra il ministro di turno, adesso ha incontrato il ministro Speranzi, gli ha detto guarda che così da noi non funziona la sanità, questo commissariamento va superato, la gente calabrese non può vivere, non può avere queste risposte dal sistema sanitario, vuole che ci sia una corretta gestione di tutto l'ambaradan, di questo delicato settore della vita sociale. Allora il ministro di turno dice sì, non vi preoccupate, vedremo, ci attrezzeremo e vi faremo sapere. Questo vi faremo sapere sta durando ormai da 10 anni, perché questo è il tempo, questo è il lasso di tempo nel quale la gestione è in mano al commissario. In questi 10 anni non abbiamo migliorato granché, i conti non è che siano migliorati, anzi gli ospedali sono stati depauperati, personale ce n'è sempre di meno, concorsi non se ne fanno. Come fai a pensare di irrobustire la risposta sanitaria in Calabria? Com'è possibile immaginarla? Si può immaginare, Attilio, si può immaginare
con una vibrata protesta della popolazione ed anche appoggiando una politica che però deve essere manifesta. Cioè, in altri termini, la politica ha un ruolo importantissimo. Noi dobbiamo far esplodere le potenzialità che abbiamo, per esempio, nel Policlinico di Catanzaro. Noi dobbiamo far esplodere e richiedere, perché la legge ce lo consente, dobbiamo richiedere i centri di eccellenza che sono sperequati nella loro distribuzione nazionale. Noi siamo una popolazione di circa 2 milioni di individui. Abbiamo diritto ad avere dei centri d'eccellenza laddove esprimiamo delle eccellenze. Lo sanno tutti che in Calabria ci sono ottimi professionisti. La sanità non si può pensare se non c'è una visione complessiva del problema, e questo ha bisogno di risorse costanti, ma di una certezza di risorse che deve essere in capo a chi lo gestisce. Sono d'accordo, però se noi continuiamo a immaginare la gestione della sanità con dei passaggi di natura ragionieristica, io credo che non è che possiamo guardare con fiducia il futuro. Dobbiamo cambiare molte cose, ma adesso il problema è come si risponde a questa emergenza. Magari quello che dicevi tu, professore, va benissimo, ma forse lo possiamo fare più in là, quando abbiamo la mente più serena, quando non c'è questo, quando non incombe il pericolo, quando non abbiamo questo macigno sulla testa della preoccupazione della pandemia. Fino ad oggi, va detto, la Calabria ha risposto bene, ha dato delle risposte inaspettate. Forse le nostre carenze, le nostre difficoltà sono diventate la nostra forza, paradossalmente. Però se questa situazione dovesse persistere e andare a crescere nei prossimi mesi, io voglio capire come ci siamo organizzati e come possiamo controbattere questa offensiva, difenderci da questo attacco. Riccardo, andiamo avanti con queste slide, così mi fai venire ancora di più l'angoscia. La slide che ora stiamo per passare è quella dei tamponi che si fanno in Calabria. Stiamo seguendo questo processo in questi giorni. Ho evidenziato il mese di settembre, perché vedete che i tamponi a settembre sono passati a 1500 in media al giorno, che è un numero maggiore di quello che si faceva nei mesi precedenti. Cosa ci ha detto la settimana scorsa Belcastro? Che presto saremmo arrivati Dovrebbero arrivare a 3.000. Se guardiamo la slide, effettivamente un problema c'è, perché noi siamo a metà della capacità dei tamponi che c'è in Italia. Cioè, in questo momento, se noi dovessimo indicare questo, usare questo come indicatore dell'efficienza del nostro sistema sanitario, siamo al 50% rispetto alla capacità media nazionale. E quindi, voglio dire, è vero che si vede un'attenzione maggiore e che questi numeri tendono a crescere, ma è anche vero che siamo a metà della capacità, per esempio, di erogare tamponi media italiana, e questo sicuramente non va bene. Ecco, io credo che quello che stavamo dicendo prima, cioè il fatto della gestione commissariale, poi impatta su questo tipo di indicatori, cioè l'approccio, tra virgolette, ragionieristico, obbligato per tutto quello che è successo prima, però oggi non può essere la priorità. Questo a me pare abbastanza evidente. Perché sennò come la combatti una situazione del genere? Ma poi ci sono i fondi speciali, no? Esatto. Legati all'emergenza Covid, quindi vanno impiegati, vanno messi in campo, uomini, mezzi. Se abbiamo la necessità di avere epidemiologi, no? 10, 20, 30 in più per contrastare l'emergenza, mettiamoli in campo. Ci sono le risorse per il Covid, adesso le gestisce direttamente il governo nazionale, mi pare, no? Questa sia la decisione assunta. Professor Baggetta, ma così si ragiona, così bisogna intervenire? Sono convinto che se quello che noi facciamo in termini di risposta ai problemi che stiamo vivendo lo facciamo in un ambito più ampio, in una cornice più ampia di organizzazione del sistema sanitario, allora possiamo affrontare con maggiore tranquillità i problemi. Per esempio, mentre voi parlavate, cioè la possibilità di avere fino a 3.000 tamponi, quindi rientrando nella media nazionale, di per sé è sicuramente una cosa interessante. Probabilmente
potrebbe essere più interessante andare a censire lo stato della situazione in quegli ambiti pubblici dove adesso ci sarà il massimo del, diciamo, concentramento delle persone. Quindi le scuole, quindi l'università. Quindi lo sforzo in queste situazioni come il Covid-19 non è che deve essere fatto sempre con lo stesso criterio, utilizzando gli strumenti che abbiamo e facendo lo sforzo di tracciamento dello stato dell'immunità della popolazione e dello stato della positività dei soggetti e quindi del rischio che si corre nel contagio. Ora, se noi questo lo sappiamo, perché sappiamo come si affrontano i problemi e come si stanno affrontando, ma se noi lo sapessimo in un ambito, diciamo, in cui la sanità ha fatto una sua progettazione di tutto il comparto, allora noi avremmo la certezza che non ci sarebbero più soggetti che non vanno in ospedale per curarsi, che non andranno in giro per fare le loro cose, oppure che non avranno paura di muoversi nel paese e così via. Ora, tutto questo si può fare se c'è una politica che abbia, diciamo, una visione complessiva del problema. Quindi il commissariamento, secondo me, è pernicioso per un semplice motivo. Perché si sposta l'attenzione su fatti particolari, perché immagino che il commissario opera su fatti particolari e non su una situazione di tipo complessivo. E questa invece è un'operazione che deve fare la politica. Quindi in consiglio regionale, la maggioranza e l'opposizione devono avere un loro progetto di sviluppo della sanità e quindi quel progetto deve diventare attualità. E come diventa attualità? Dando al braccio operativo del Consiglio regionale la possibilità di operare. Quindi, come il Lazio è uscito dal commissariamento, e io sono convinto che il Lazio, essendo più grande e avendo maggiore complessità della Calabria, ha avuto maggiori problemi della Calabria. Ora, io mi domando perché la Calabria non è stata accompagnata ad uscire dal commissariamento. Non è stata accompagnata perché, secondo me, c'è poca attenzione da parte della politica. E in questo devo dire che probabilmente anche la politica regionale ha le sue colpe. Quindi, secondo me, il problema da affrontare in prima istanza è il problema politico, il problema organizzativo, in seconda istanza gli altri problemi che vengono. Io non vedo nel Covid un problema, diciamo, diverso da quello che avevamo a marzo-aprile. È lo stesso problema, non è cambiato nulla. L'unica cosa che è cambiata è che adesso abbiamo la possibilità di affrontarlo meglio. Noi con gli stessi mezzi che avevamo a marzo-aprile, oggi vediamo gli operatori sanitari operare con maggiore tranquillità. Quindi che vuol dire? Vuol dire che la conoscenza è il problema principale. È diciamo, l'aver discusso del problema, affrontato il problema e avere gli strumenti adesso per affrontarlo. Pensate alle mascherine. Stavamo andando in schizofrenia per le mascherine. Cioè, quello è un problema di un paese, non è un problema della Calabria. Quindi diciamo che l'organizzazione di un paese è fondamentale, di una regione è la stessa cosa, quindi non possiamo parlare del problema del Covid-19 se non abbiamo affrontato i problemi nella loro interezza della sanità calabrese. Bene, però io dico a distanza di 7-8 mesi, Riccardo, il mondo scientifico ci ha messo a disposizione degli strumenti per combattere, anche se però rimane questo tempo lungo nell'accertazione del contagio, no? Nella fase dell'accertamento, scusate, nell'accertamento del contagio, no? Perché i tempi sono lunghi, siamo ancora rimasti al tampone, 3 ore, 4 ore. Qui abbiamo bisogno di un test rapidissimo che possa dare in tempi brevi delle risposte. Così si può fronteggiare l'emergenza all'interno delle scuole, delle università, degli uffici, dei luoghi di lavoro. Ecco, quello è. Finché non si compie questo passaggio, e poi lo chiediamo a Baggetta questo passaggio, se è a conoscenza, ho letto che questi test salivari poi non sono così come dire, affidabili per come ci sono stati rappresentati nei mesi scorsi. Riccardo, questo è uno dei problemi. Tu dici,
Abbiamo visto prima la slide che parlava di tamponi, 1600, 1400. 1500 in media. Belcastro ci ha detto sabato scorso che arriveremo ai 3400 tamponi, che aprirà un nuovo laboratorio di processazione dei tamponi a Rossano. Cioè, siamo lì però, vedremo, qualcosa la faremo, ci vuole tempo, ma il tempo non l'abbiamo. Guarda, io vorrei approfittare anche di quello che è stato detto poco fa, perché effettivamente l'apertura delle università, delle scuole, è un problema da un punto di vista organizzativo, e se l'epidemia dovesse dilagare, poi anche il tracciamento diventerebbe impossibile. Ma proviamo a invertire il punto di vista. In realtà, avere dei luoghi controllati, cioè se le scuole diventano dei luoghi controllati, se le università sono dei luoghi controllati, questi di fatto agiscono come barriera contro il dilagare dell'epidemia, perché clusterizzando e intercettando delle persone in ambienti controllati, questo potrebbe permettere di aiutare, anzi aiuterebbe sicuramente il sistema a mantenere sotto controllo la pandemia. Quindi da un certo punto di vista organizzarsi bene e avere questa possibilità di utilizzare strutture come le scuole e le università, che di fatto di per sé, no, sono organizzati per cluster, che sono le classi, gli ambienti frequentati, eccetera, che possono essere controllati, di fatto questo diventa un aiuto al territorio anche per il controllo dell'espansione dell'epidemia stessa. Bene, dovremmo metterci con questo punto di vista, secondo me. Mi voglio fare del male, fammi vedere qualche altra slide. Sì, la prossima slide è quella che ci mette praticamente a confronto con tutta l'Italia. Questa è una slide che è stata ripresa e rielaborata dal sito del Sole 24 Ore, cioè la situazione di tutte le regioni. Vedete che la Calabria ha delle barre molto piccole, sia per quanto riguarda le terapie intensive, i ricoveri, eccetera. Questo perché anche la Calabria è una regione relativamente poco popolata, siamo meno di 2 milioni di persone in totale. Quindi noi rappresentiamo il 3,3% circa della popolazione italiana. Qual è l'impatto del Covid sulle terapie intensive, i ricoverati con sintomi, gli isolamenti domiciliari in Calabria? È sempre l'1%. Quindi in realtà le statistiche calabresi sono più o meno le stesse statistiche del resto del mondo. I numeri assoluti sono più bassi e noi abbiamo un impatto del Covid in Calabria che è 3 volte più basso della media nazionale. Quindi possiamo considerarci fortunati, possiamo anche considerare di avere operato bene fino ad ora da un certo punto di vista, cioè il rispetto delle regole localmente ha dato questo risultato. Però non siamo a zero. Siamo 3 volte più bassi della media nazionale e con fenomeni come questi, che possono espandersi molto velocemente, non possiamo stare, tra virgolette, tranquilli, nel senso sederci sugli allori. Quello che dobbiamo fare invece è stare organizzati per evitare che l'epidemia dilaghi. Quindi questo è quello che bisogna assolutamente fare. Ci devo fermare, mandiamo la pubblicità prima, poi torniamo. Professore, un attimo di pazienza, la pubblicità. Allora, torniamo in diretta, parlavamo di tamponi, di test salivari. Chiamo il professor Baggetta in causa. Ma questi test funzionano, non funzionano? Ci sono informazioni contrastanti rispetto all'efficacia e la utilità del test rapido, perché mica possiamo aspettare il tampone 3-4 ore. Cioè, qui abbiamo bisogno di sapere subito ed agire immediatamente. Ma questi test si basano su dei principi di carattere generale, quindi incontrano gli stessi problemi che noi abbiamo in diversi punti della discussione che stiamo facendo, con l'individuazione del virus, il tracciamento dei contagi, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente il tracciamento in un liquido biologico pone problemi un po' diversi, però sono sempre problemi di carattere tecnologico che verranno sicuramente risolti. Quindi ci sarà il test, non vi so dire quando, ma ci sarà dopo le opportune validazioni delle procedure. Io penso che, ritornando un attimo indietro a quello che stava concludendo Riccardo, io devo dire che effettivamente
La Calabria, come probabilmente ho già detto in passato, accanto alla, diciamo, a una serie di altri problemi come quello demografico, è la distribuzione che questa demografia ha nella nostra regione, che sfavorisce lo sviluppo dei contagi. Quindi questa differenza con il livello nazionale può nascere anche da questo. Ed ecco perché, diciamo, il responsabile pubblico si preoccupa delle scuole. E quindi le scuole, come dicevi tu, Riccardo, praticamente devono stare all'attenzione perché mettono insieme un numero non indifferente di individui in uno stesso ambiente e quindi e comunque, nonostante l'ordinata organizzazione, tu sai quello che si sta facendo nella nostra università, che può essere preso, diciamo, a modello, ecco, ma nonostante tutto, poi una volta finita la vita nell'università, la vita nella scuola, si torna all'aperto. Quindi il comportamento va tenuto sicuramente nella scuola, ma anche al di fuori della scuola, perché ovviamente questo può complicare le cose. Però io sono d'accordo con Barberi su questo concetto che avevo espresso in precedenza, pure sulla questione della utilità di organizzare bene questo rientro nelle scuole, il Professore, senti, distanziamento. senti Barberi che cosa ha preparato adesso. Adesso ci infiliamo in un tunnel. Insomma, vai Riccardo, vai. Beh, ora proviamo a fare delle previsioni, sempre basate però su un approccio quantitativo, matematico, Quindi diciamo. altamente scientifico, Sì, diciamo. la prossima slide è un confronto tra la situazione francese e quella italiana che fotografa la situazione ad oggi. Francia e Italia sono due paesi non solo vicini, ma anche abbastanza confrontabili. Per esempio abbiamo quasi lo stesso numero di abitanti, 60 milioni in Italia, 67 milioni in Francia. In questo momento la Francia ha un numero di positivi al Covid molto più alto di quello dell'Italia, 8 volte più alto, 386 mila casi, confronto a poco meno di 48 mila in Italia. Inoltre le terapie intensive, nonostante l'intensità sia più bassa di quella italiana, cioè è solo lo 0,3% dei casi che vanno in terapia intensiva in Francia contro lo 0,5% in Italia, abbiamo già più di 1.000 casi in terapia intensiva. Ora, ricordiamoci che le terapie intensive nei paesi come Italia e Francia sono nell'ordine delle decine di migliaia, non sono infinite. Quindi voglio dire, 1.000 casi incidono in maniera significativa sul sistema sanitario, mentre in Italia 244 casi ancora sono un numero più che tollerabile. I casi giornalieri inoltre in Francia sono già a 16.000 al giorno i nuovi casi. E capite che in percentuale anche avere una sola persona su 200, come sembra che succeda, che va in terapia intensiva, quando i casi sono 16.000 ti aumentano significativamente il numero delle persone che hanno bisogno di interventi importanti. In Italia siamo a meno di 2.000, però ripeto, queste cifre, poiché possono seguire delle curve a crescita molto rapida, passare da 2.000 a 16.000, se non si controlla il fenomeno, è cosa dell'ordine di qualche settimana, quindi dobbiamo stare molto attenti. Ora, se passiamo alla slide successiva, volevo far vedere una proiezione, questa per l'area di Parigi, che è stata presentata dal Ministro della Salute francese, è una proiezione della percentuale delle terapie intensive occupate. Lui ha rilasciato un'intervista, io mi sono permesso sulla base di quell'intervista di costruire un grafico. Il Ministro francese dice che in questo momento nell'area di Parigi il 27% delle terapie intensive sono occupate da malati Covid. Il 27% vuol dire una su quattro, non è Eh poco. no. Ma guardate, al 10% l'attesa, il 10 ottobre l'attesa è che siano occupate il 40%, il 25 ottobre il 60%, l'11 novembre l'85%, il che vuol dire Mamma che a mia. dicembre il sistema francese non reggerà. Mamma Ecco, mia. queste sono delle proiezioni, ovviamente speriamo che non si verifichi esattamente così, ma questo è quello che ci si attende rispetto
a quello che è stato osservato fino ad oggi, alla dinamica così come può essere descritta quantitativamente oggi. L'hai fatta anche per noi la proiezione? L'ho fatta, l'ho presa, sì. Ci abbiamo una proiezione per l'Italia fino a dicembre. E aspetta un attimo che sentiamo Baggetta che dice di questa... Che cosa posso dire, Attilio? Che questa proiezione non tiene conto del fatto che noi adesso siamo più efficienti. Quindi in Francia sta succedendo questo e penso che il sistema francese non è molto diverso dal nostro, questo è sicuramente vero, però noi veniamo da un'esperienza più drammatica perché siamo stati i primi ad essere catapultati nella pandemia. Però non si sono preparati loro, però, i francesi non si sono preparati. Sulla scorta di quelle che erano le informazioni che arrivavano dall'Italia, hanno come dire, minimizzato il problema. Anche i messaggi che sono arrivati da Macron non sono stati chiari come era doveroso in un momento così delicato. Basta prendere l'esempio dell'Italia e fare quello che ha fatto l'Italia. Invece tu hai aspettato e hai fatto in modo che adesso ti trovi 16.000 contagiati in un giorno. Questi sono errori che poi pagano. Attilio, siamo d'accordo, ma quel problema là francese riguarda, diciamo dalla nostra prospettiva, l'area europea. Però nell'area europea non c'è solo la Francia, per esempio c'è anche la Germania. Questo per dire che cosa? Che casomai la proiezione in Germania non può essere uguale a quella francese, dimostrando che evidentemente il sistema di tracciamento in tedesco è molto più efficace, più immediato rispetto a quello francese. Ecco, noi diciamo che adesso in questa fase probabilmente quelle proiezioni così, diciamo, drammaticamente impressionanti, probabilmente noi non le subiremo perché abbiamo capito la lezione e il tracciamento si fa in maniera molto più efficiente anche alle nostre latitudini. Certo, come dicevi tu, se avessimo avuto maggiore disponibilità di assumere persone, ma io penso che potrebbero farlo, perché questa non si tratta di assunzione a tempo indeterminato, ma si tratta di assunzione a tempo, quindi a breve termine, per cui si potrebbe fare secondo me con le risorse che ci sono. Ora, però, il concetto è che noi stiamo, diciamo, andando bene, o benino, dite come volete, però in effetti i nostri numeri non sono quelli francesi. E siamo quindi adesso caduti nella classifica dei peggiori. Quindi, che vuol dire? Vuol dire che abbiamo imparato bene la lezione. Dobbiamo continuare in questo modo e cercare di sperimentare ancora di più in quei luoghi ordinati. Scuola, università, ospedali, cioè cercare di tracciare i processi messi in moto in queste aree in modo tale da avere, diciamo, contezza di quello che accade. In Germania non accade quello che accade in Francia, e penso che Riccardo lo sappia, e non so se ha preparato delle slide a proposito, e questo potrebbe dimostrare che... Guarda, professore, la Germania ha visto quello che è accaduto in Italia, si è attrezzata e ha risposto bene. Allora, qual è il problema? Lì dove si verifica un focolaio deve intervenire, isolare e fare in modo che si sviluppi all'interno dello stesso spazio in cui prende corpo il focolaio, lo circoscrivi, lo gestisci e arrivi poi al superamento del problema. Questo, non ci sono altre strade, non ci sono altre possibilità, se non questa. Mi pare che così bisogna... Allora, a questo aggiungi il fatto che, come dicevi tu prima, la Calabria ha una espansione territoriale, i nuclei abitativi che sono molto distanti l'uno dall'altro, scarsamente abitata. Beh, ce la possiamo fare, perché se è così... E se agiamo immediatamente sui focolai, io credo che il problema possiamo affrontarlo e tenerlo sotto controllo. Riccardo, che cos'hai adesso come slide? Sì, prima passerei non a quella successiva, ma a quella ancora dopo, perché c'è appunto la proiezione del numero di ventilatori polmonari attesi, la richiesta attesa con proiezione fino al 1 gennaio 2021. Questa è un'analisi
che viene fatta per diversi paesi dall'Istituto di Metrica Sanitaria e Valutazione Sanitaria dell'Università di Washington. È un istituto estremamente affidabile e le migliori valutazioni epidemiologiche in questo momento vengono da questa fonte. Allora, quello che si vede è che se si fa una proiezione con i dati conosciuti ad oggi di quello che ci aspettiamo che succederà nei prossimi mesi, noi potremmo tornare ai valori, la cosa più probabile è che si torni a dicembre ai valori che avevamo a fine marzo, inizio aprile, cioè una richiesta di circa 5.000 posti, diciamo, di terapie intensive. Ovviamente questa situazione può essere migliorata, infatti tutta quella zona grigia che c'è a destra è di fatto l'errore possibile sul calcolo. Vedete che il valore minimo richiesto in Italia a dicembre, comunque vadano le cose, è di almeno un migliaio di postazioni di terapia intensiva con ventilatori, ma nel caso peggiore, cioè se le cose dovessero sfuggirci, l'epidemia dovesse sfuggirci dalle mani in qualche modo, se il controllo lo perdiamo, arriviamo a valori molto alti che sicuramente il sistema sanitario non può reggere. Per esempio c'è questo valore di saturazione di 16.000 postazioni che il sistema italiano sicuramente non può reggere. Quindi ecco, è molto importante quello che facciamo ora, perché stiamo entrando in questa nuova fase in cui sicuramente l'impatto sul sistema sanitario sta andando ad aumentare e dobbiamo mantenerlo nei limiti di tollerabilità del sistema stesso, in tutta l'Italia, a maggior ragione in Calabria, dove è stato detto, insomma, che la capacità di risposta non è ovviamente trascurabile rispetto al resto del mondo, ma è comunque più bassa della media italiana o europea. Professore, fino a qualche mese fa il dibattito era tutto incentrato sulla possibilità di avere più posti letto in terapia intensiva. Sono passati un po' di mesi, ma la situazione secondo te è migliorata da questo punto di vista per quanto riguarda la nostra regione, la capacità di offrire anche quest'altro elemento nella lotta al coronavirus? Guarda, io non ho trovato dati ufficiali su questo, altrimenti avrei preparato, diciamo, una risposta quantitativa. È una domanda che io rivolgerei alla politica e al sistema sanitario calabrese, ci dicano cosa è stato fatto quantitativamente. Esatto, giriamola a Baggetta, chissà se ha elementi in suo possesso. Allora, io ritengo che la risposta che è stata data dal sistema sanitario è stata sufficiente all'emergenza. Quindi, con delle eccellenze inespresse, ritengo che nel caso dovesse peggiorare la situazione, noi possiamo stare tranquilli perché abbiamo la possibilità di aumentare questi posti. E comunque sono già stati aumentati perché in diverse occasioni dalla regione qualcuno ha detto di questa attività di potenziamento dei posti di terapia intensiva. Ma io vorrei un attimino però tornare indietro alla conclusione del precedente intervento. Cioè, quando noi diciamo adesso dobbiamo intervenire in questa fase per prevenire quello che accade, che cosa diciamo noi ai calabresi? Non diciamo nient'altro quello che abbiamo detto fino ad oggi, cioè mascherina, distanziamento e quindi igiene personale, igiene delle mani e così via. Stiamo dicendo che dobbiamo continuare con quello che abbiamo fatto. Inoltre, dobbiamo dire che adesso noi abbiamo strumenti ancora più efficaci di prima a disposizione degli operatori sanitari, quindi non siamo contenti se le cose peggiorano, ma siamo sicuri di poterlo affrontare con maggiore competenza e completezza di intervento. Quindi non ritengo che le proiezioni debbano essere utilizzate per un'attività tumultuosa da parte del decisore. Il decisore dovrebbe avere una visione generale delle cose e quindi capire come intervenire a carattere generale sul sistema
delle malattie preventive. Per il Covid in particolare sappiamo quello che bisogna fare e quindi intervenire nelle aree dove è possibile che la situazione sfugga di mano. Questo mi pare che nelle altre regioni sia stato fatto. In Calabria ci stiamo arrivando con un po' di ritardo, perché vedete che le scuole hanno dimostrato una grande difficoltà, ma in generale in tutta Italia le scuole hanno dimostrato difficoltà, però in alcune regioni il problema è stato affrontato prima che in Calabria. Io mi auguro che, se veramente ci sarà la disponibilità di maggiori dispositivi diagnostici, questi vengano utilizzati per il tracciamento in queste aree, perché sono queste le aree di rischio dove il contagio può sfuggire. Quindi non vorrei che da questa trasmissione venisse fuori un'allerta o un allarme per la popolazione. No, noi dobbiamo continuare a vivere in maniera, diciamo, adeguata, consona alle indicazioni che vengono dai sistemi Su di questo non ci responsabilità sanitaria. piove, su questo non ci Quindi piove, su questo non ci piove. Dobbiamo continuare a vivere, la nostra vita tranquillamente, mantenendo quelle che sono le misure di protezione che abbiamo appreso, tranquillamente, ma questo non ci deve. se mi consente di dire, io sono molto contento che l'università riprende le sue attività ed ha consentito anche oltre il primo anno a svolgere attività in presenza, perché è evidente che noi, barbari, con tutta questa informazione che diffonde, dimostra che nell'università si ha conoscenza del problema, si conosce il problema e quindi noi conosciamo il problema, sappiamo cosa dobbiamo fare e quindi con gli strumenti che abbiamo, che arrivano dal Ministero, che arrivano dalla Regione e che abbiamo noi endogeni all'università, dobbiamo ripopolare i centri di formazione. Perché Non ci sono altrimenti. dubbi, no, ma non ci sono dubbi su questo, dobbiamo fare questo. Barberi. Sì, io devo dire che sono perfettamente d'accordo con quanto è stato appena affermato, cioè è proprio nei luoghi che si ripopolano che bisogna intervenire per riuscire a esercitare il controllo sulla dinamica di questa epidemia che comunque prova a fare il suo lavoro, il virus si vuole diffondere e prova a diffondersi come può. Ed è proprio lì che bisogna intervenire. Quindi il sistema di controllo deve essere rafforzato, come è stato promesso, e deve essere utilizzato in questi ambienti perché di fatto possano agire come barriera contro la diffusione dell'epidemia anche per il resto del territorio. Che slide hai adesso pronta? Guarda, se mettiamo l'ultima, abbiamo la situazione mondiale, diciamo, che è abbastanza stazionaria. Noi abbiamo circa 250.000 casi al giorno accertati, vi ricordo sempre che i casi accertati sono minori di quelli reali, 250.000 casi accertati al giorno nel mondo in media, con circa 5.000 decessi al giorno in media nel mondo. Anche questi sono dei numeri sicuramente un po' sottostimati. La cosa significativa è che nonostante tutta l'operazione di controllo che viene esercitata da mesi su questa pandemia, ormai i decessi confermati nel mondo hanno raggiunto la cifra un po' psicologicamente importante di 1 milione e i casi confermati nel mondo hanno superato i 32 milioni. Quindi la situazione è questa, siamo in una situazione in cui il mondo subisce complessivamente questa pandemia, noi siamo in una regione fortunata, in una nazione che va meglio del resto del mondo. Dobbiamo fare di tutto per restare in queste condizioni. Per chiudere, professore, abbiamo più volte. No, stai intervenendo. Volevo farti questa domanda. Volevo farti questa domanda. Che notizie hai su questo benedetto vaccino? Allora, prima di entrare nel vaccino del SARS-CoV-2, io vorrei dire che proprio per quello che si diceva prima, è necessario, è utile che tutti si vaccinino contro l'influenza. E quindi tutti quanti si devono rivolgere ai propri medici di famiglia prenotando il vaccino, evitando delle resse alla farmacia, eccetera, perché tanto sarà contingentato, quindi andare tramite i propri medici di famiglia a dimostrare la disponibilità, ad esprimere la propria voglia, desiderio di vaccinarsi in modo tale che il medico poi faccia le sue richieste all'autorità
locale sanitaria per ottenere il vaccino. E quello è un caso. Per quanto riguarda invece il vaccino contro SARS-CoV-2, noi sappiamo che ci sono molti vaccini in progress, la pipeline, come si dice, è molto ricca, addirittura siamo sulle centinaia. Di questi ce ne stanno 7-8 che sono entrati nella fase più avanzata e almeno 2 o 3 nella fase terza. Quindi, così come avevamo detto nei mesi scorsi, il processo procede. Siccome è un processo fortemente controllato, è un processo fortemente organizzato, è ovvio che ha bisogno dei suoi tempi. E i tempi quali sono? I tempi sono quelli di dimostrare che il vaccino è efficace e quindi per che cosa è efficace? È efficace per prevenire l'infezione, oppure, quindi per non far entrare il virus, oppure per mitigare l'infezione, oppure per evitare le condizioni peggiori dell'infezione. E questo è un aspetto. E poi un'altra cosa che bisognerà dimostrare è quanto dura la protezione. Ecco, queste cose hanno bisogno di tempo. Per cui la sicurezza è il secondo aspetto della valutazione che si sta facendo, quindi da un lato l'efficacia, dall'altro lato la sicurezza, e non vi è sfuggito sicuramente, come attenti osservatori quali siete, che c'è stato qualche problema per alcuni di questi, per uno di questi vaccini. Stabilito di che cosa si trattava, la valutazione è ripartita. Quindi diciamo che, così come era prevedibile, per fine anno e entro primavera dell'anno prossimo, noi avremo le idee chiare su quello che hanno come caratteristica fondamentale questi vaccini. Oggi leggevo che Zangrillo ha fatto una previsione dicendo che tra un mese potremmo buttare le mascherine, dice Zangrillo. Tu che dici? Allora, lasciamo perdere gli annunci di questo tipo perché non trovano poi riscontro, diciamo, nella tecnica della valutazione del vaccino che si sta facendo. Quindi la tecnica dice che la fase terza è una fase che può durare fino a 2 o 3 anni. Quindi noi la stiamo accelerando la fase terza in maniera impressionante. C'è uno sforzo economico non indifferente, uno sforzo organizzativo altrettanto indifferente. Cioè, praticamente stiamo vaccinando decine di migliaia di individui per ottenere dei dati quanto più veloce possibile. Però noi dobbiamo aspettare i mesi necessari per poi fare le valutazioni sulla sierologia di questi pazienti e quindi sulle caratteristiche dell'immunizzazione conferita dal vaccino. Siamo proprio in chiusura, professore. E quindi Ti chiedo questo: il vaccino influenzale a chi va consigliato? allora, rimangono prioritarie le categorie fragili di sempre. Quindi gli over 65, i soggetti con comorbidità, eccetera. Ma in questa fase chiunque può richiedere di essere vaccinato. Quindi tu dici, Quindi facciamolo questo vaccino. una vaccinazione di tutta la popolazione. Ovviamente questo si scontra con le disponibilità delle dosi. Ma io penso che per metà ottobre sapremo esattamente di che cosa si tratta in termini quantitativi. Quindi il problema sarà affrontato in maniera più oggettiva. Quindi entro metà ottobre noi avremo le informazioni giuste e siccome la campagna vaccinale si avvia proprio verso quel periodo, metà ottobre fino ottobre, quindi si potrebbe procedere con i soggetti fragili per prima e poi per i soggetti, per esempio, tutti gli operatori del sistema pubblico. Perché è ovvio che se il sistema pubblico offre dei servizi al pubblico, è evidente che deve essere protetto e non deve diffondere l'infezione. Questa è la logica che deve essere seguita, ma sicuramente le organizzazioni, i dipartimenti di prevenzione, queste cose le sanno benissimo e quindi sarà fatto, immagino, in questo modo. Bene. Quindi direi che insomma dobbiamo stare tranquilli, nervisati, conoscenza ottimale delle informazioni utili sui siti necessari e necessariamente documentare le cose attraverso dati ufficiali. Questo attraverso. Grazie Giacinto Bagetta, come sempre illuminante nei suoi passaggi che riguardano proprio questa fase delicata. Grazie per essere stato con noi. La pubblicità, torniamo poi in studio e faremo vedere altre cose. Torniamo in studio, abbiamo pochi minuti. Riccardo,
che tiriamo fuori come sintesi di questo appuntamento di oggi? Ma a me pare, da un punto di vista proprio quantitativo, abbiamo fatto il punto sulla ripresa, diciamo, di questo contagio, che però ha effettivamente delle percentuali rispetto ai casi pericolosi che sono più basse di quelle che abbiamo osservato a marzo-aprile scorso, quando la situazione era veramente difficile. Ciò non toglie che i numeri dicono e le proiezioni dicono che il numero di infezioni può crescere a un livello tale da impattare di nuovo in maniera critica sul sistema sanitario. Ed è questo che dobbiamo tenere sotto controllo. Dobbiamo rallentare questa dinamica il più possibile. Come la possiamo rallentare? Come è stato detto proprio poco fa. Tracciando, mantenendo l'igiene delle mani, usando le mascherine, mantenendo le distanze tra le persone nei luoghi affollati e poi col vaccino, che secondo me è un elemento fondamentale, diciamo. Il vaccino però, anti-influenzale. Anche quello anti-influenzale, perché sicuramente comunque abbassa la richiesta poi che verrebbe comunque, un tipo di richiesta importante che verrebbe verso il sistema sanitario. E poi, se mi permetti, dal punto di vista tecnologico, c'è sempre l'app Immuni, che è importantissima. Tu insisti perché, con questa app Sì, Immuni. Perché se fosse utilizzata, per esempio, nelle scuole, permetterebbe facilissimamente di individuare possibili contagi che vengono dall'esterno. Cioè, se qualcuno è stato la sera prima in pizzeria vicino a una persona che ha un contagio, lo potrebbe sapere prima, per esempio, di recarsi a scuola. Ecco, questa è una cosa importantissima. Con Immuni si può fare, altrimenti saremo sempre costretti a intervenire ex post invece che ex ante, no? Non va bene. Se si può prevenire, vuol dire anche questo. Ecco, un po' di collaborazione da parte di tutti aiuterebbe da questo punto di vista, e Immuni sicuramente è uno strumento che, con tutto, diciamo, le limitazioni che può avere, può aiutare a evitare, per esempio, la nascita di focolai in posti come le scuole, le università, eccetera, con un comportamento un po', come possiamo dire, consapevole e rispettoso degli altri da parte di ognuno di noi. Bene, adesso è iniziata la scuola, quindi forse la puntata di sabato prossimo potremmo avere qualche elemento in più, no? Penso proprio di sì. Di analisi. Quindi noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre alla stessa ora. Adesso vi lascio con Filippo Verti, noi ci vediamo lunedì. Arrivederci. La scuola è cominciata. Sì e no. In Italia è cominciata un paio di settimane fa, poi si è interrotta per le elezioni. In Calabria formalmente è cominciata il 24, la regione ha riconfermato la data del 24, ma dai dati che sono stati forniti per ultimo dall'ufficio scolastico regionale, sostanzialmente un terzo delle scuole in varie parti della regione non sono state aperte. I sindaci hanno emesso varie ordinanze, da Belvedere Marittima a Catanzara, a Castrolibero e chi più ne ha più ne mette, per spostare l'inizio delle elezioni al 28 di settembre. Forse hanno fatto bene, forse hanno fatto male, non è chiaro, insomma ci sono le solite polemiche nostre di chi dice si è deciso all'ultimo, si poteva comunicare prima perché non c'è stata una uniformità. Fatto sta che la regione aveva riconfermato con l'assessore Savaglio l'apertura degli istituti scolastici in tutta la regione per il 24. Alcuni sono adeguati, alcuni no. Come sono partite, diciamo, questi primi avamposti degli istituti scolastici calabresi? Possiamo dire che sono in media e in linea con quelle di tutto il paese, cioè a dire alcune nella gran parte dei casi le cose sono andate decentemente, ci sono molti problemi che vanno risolti, in alcune scuole ci hanno segnalato mancano ancora i banchi, arriveranno i banchi a fine ottobre addirittura, le ragazze e i ragazzi sono in alcuni istituti praticamente sono costretti ad andare a scuola sedendosi soltanto sulle sedie senza portare neanche penne e matite. Voglio dire, la riapertura è quella che è in linea con lo stato, come dire,
di limbo che stiamo vivendo in questo nostro paese. Che cos'è questo stato di limbo che stiamo vivendo in questo nostro paese? Che sono ripresi, come è noto, i contagi, che sono riprese anche le terapie intensive, ma che non sono a livello degli altri paesi europei che stanno vivendo un autentico dramma. Cito per tutti, ma l'elenco è molto lungo, Francia ed Inghilterra. Che cosa significa tutto questo? Noi siamo qui dai primi di marzo, quindi marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Sono 7 mesi che lo andiamo ripetendo, è un mantra, come dire, è una cosa che noi non ci stancheremo mai di ripeterlo. Attenzione, usate le precauzioni che noi possiamo usare, quelle piccole, grandi precauzioni che possiamo usare. Non abbracciamoci, non stringiamo le mani, laviamoci le mani spesso, usiamo questa benedetta, maledetta mascherina che certo che ci dà fastidio e ci dà problemi, ma non è stata inventata al momento un altro strumento. E questo non è un accessorio come l'orologio o come altre cose che viene portato al braccio sotto il mento. Questo è un presidio sanitario, quindi o viene usato in maniera corretta oppure è inutile. E le altre cose, evitare gli assembramenti. Sugli assembramenti, passata l'estate, che poi non è passata l'estate, perché ancora continua a far caldo, le spiagge sono piene di bagnanti, i nostri boschi pure, per fortuna, sugli assembramenti non ci siamo. Sugli assembramenti, nelle città, soprattutto, non ci siamo. Che significa ci vuole il controllo delle forze dell'ordine? È assolutamente vero che ci vuole il controllo, ma ci vuole soprattutto uno spirito individuale, uno spirito volontario, una coscienza individuale. Questo male, questa pandemia che ci sta affliggendo da mesi, noi non la sconfiggeremo senza che ci sia una presa di coscienza individuale. Poi ovviamente a fianco a questo ci vogliono tutti gli atteggiamenti collettivi dei governanti, dei sindaci, dei ministri, delle forze dell'ordine e di chi volete voi. Ma in assenza di una presa di coscienza individuale forte, noi, parliamoci chiaro, non andiamo da nessuna parte. Adesso l'augurio è che la riapertura totale delle scuole, che ci sarà, noi la potremo verificare nel suo impatto sulla diffusione della pandemia fra alcune settimane. Speriamo che tutto vada bene e soprattutto rispettiamo le cose che ci vengono dette. Questa terra brucia come un sole ad agosto, la mi fare diventare niente fumo e tutto arrosto. E quando guardo il cielo, è il cielo più bello che c'è, che quando ti risbigli dici è me. Ci su posti ca su pugni, altri posti su carizze, certe volte su mugugni, altri volte su bellezze. Dico che terra mia, con una virgola si cangiasse, per ciò che ne ci ha messo punto, con una gomma ci passassa, ero cancellassa. Chissà terra nostra balla tarantella, usi piglia chitarra e suona calavisella. Chissà terra nostra fa l'amore cu mare, usi stenna la spiaggia e sa asciutta lo sole. Chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ti sparla e poi ci verrà vacanza. Chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. Il telegiornale parla tante volte cose brutte di una terra abbandonata e di anime distrutte. Eppure c'è gente buona che combatta per ti fa sta meglio, che son chiova almeno giorna e ti dice io ti dugno e non ti vi.
sa terra nostra balla tarantella, usi piglia chitarra e suona calabresella. Chissà terra nostra fa l'amore cumare, usi stenna la spiaggia e sa asciutta lo sole. Chissà terra nostra è verde come speranza, quando gente ne sparra e pucci vena in vacanza. Chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. A ciope a tifo bagno, scinni sottari bronzi, sagli e vidi l'arco magno, a ruioni o le castella, un val a mille cartoline, chissà terre petali rosa e nessuno ci voglio e spine. Ci va più e spina. Chissà terra nostra fa l'amore in comare, usi stenna la spiaggia e sa asciutta lo sole. Chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente in sparra e pucci bene in vacanza. E quando guardo cielo è il più bello che c'è, ma quando ti risbigli dici e me.